tiene un rapporto di collaborazione con l'università e le sue strutture, soprattutto col mondo universitario, col mondo studentesco, col mondo dei docenti e con l'ERSU, col quale c'è un rapporto di collaborazione che adesso si manifesta ulteriormente con una conferma di mettere a disposizione dell'accoglienza di giovani che vengono a Palermo le residenze universitarie durante il periodo nel quale non vengono utilizzate dai normali fruitori. Mi sembra che sia un modo per aumentare la ricettività di questa nostra città, di mirarla sui giovani, quest'anno Palermo capitale dei giovani, il prossimo anno capitale della cultura, e anche al tempo stesso per far fronte a questo straordinario momento positivo che vive la città di Palermo. Grazie signor. Grazie. Ecco, abbiamo sottoscritto pure a gennaio un protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale e l'ERSU. L'ERSU, questa fatica per il professore Alberto Firenze, che è qui con noi, rappresenta l'ERSU perché lo presiede, correggimi se sbaglio, la struttura che sostanzialmente si occupa di tutto il tema, certamente di questo e anche di altre cose, dei giovani che frequentano l'università. L'ho detta bene così? È solo una parte, non so. Chi ha fatto l'università negli anni passati a Palermo, università pubbliche che erano quelle del San Saverio e del Santi Romano, alle quali si sono poi aggiunte via via il comune negli anni 90, non solo perché ha curato l'approvazione di questo istituto autonomo delle case popolari, che ha sostanzialmente recupero di queste due strutture e di organizzazioni che hanno colpito e colpiscono prevalentemente, figuriamoci, siamo anche una città del sud. L'altro complesso era il complesso conventuale.